Legalità. Come dice Carmine, sicuramente speranza è, la speranza è una grande tematica per noi, è una cosa che ci ha sempre accompagnato, forse quest'anno ancora di più. Oddio. Entrambi sono giuste. È una trappola. È una trappola. Di quale versione dobbiamo fidarci? Secondo me è la prima. Amore vince su tutto. Sicuramente Nadizza non rinuncia mai al sogno, è uno dei motori principali che la fanno muovere nel mondo, e il suo sogno è questo suo bisogno di sentirsi libera. Quindi non rinuncerà mai ai suoi sogni, sicuramente crescerà. E la maturità si porta con sé tutta una serie di cambiamenti e di crescite anche difficili da gestire, però non perderà mai il suo spirito, come dire, ribelle, di giovane donna alla ricerca di se stessa. Questa è una domanda molto difficile. Non per forza ci deve essere una debolezza in questo. Io credo che Filippo sia arrivato carico di debolezze. E il suo percorso è stato proprio indirizzato a lavorare su queste debolezze, a capirle e anche ad accettarle per certi versi. Io credo che abbia fatto abbastanza strada per non, come dire, ricadere in un errore, o di sicuro non cercherà di buttare via questa chance. L'unica, come dire, debolezza potrebbe essere il trovarsi solo, ma è talmente pieno di amici e di cose belle in questo carcere alla fine che non ci potrà mai stare, ecco. Non vorrei fare spoiler questo. Edoardo nel secondo episodio chiede a Carmela di sposarlo perché sta crescendo, sta maturando, sta pensando a insomma, quello che è il suo futuro, e sta provando a risolvere alla sua maniera quello che è la crisi amorosa che lo contraddistingue in questa stagione. E quindi sì, sicuramente è un gesto che, come dici, richiede maturità, però dall'altro lato Edoardo tante volte fa le cose senza pensarci fino in fondo, quindi chissà se è stato un gesto impulsivo oppure frutto di maturità. Penso che nonostante il personaggio non sarebbe felice del comportamento della sorella e vorrebbe certamente che la sorella rimanesse fuori da tutto questo mondo.